Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. Il protagonista di questo video è l'eccezionale tecnico Olay Khiathmawei, proveniente dal sud della Thailandia. Olay inizia ad allenarsi a 12 anni presso la Khiat Bachong per poi spostarsi a 15 presso la Khiat Bachong di Bangkok. E da lì inizia una carriera strepitosa negli stadi principali di Bangkok. Come potete vedere, è un pugile che si muove molto. È molto dinamico, molto forte sia al centro che alle corde, si destreggia molto bene anche agli angoli ed è un combattente a cui piace portare anche tecniche un po' spettacolari, tipo la sua famosa ginocchiata saltata. Olay ha incantato il pubblico della Muay Thai con le sue schivate, soprattutto con le schivate all'indietro, che come potete vedere addirittura schiva i middle kick. È stato un tecnico veramente eccellente. La sua carriera purtroppo è durata poco, 11 anni. Ha combattuto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Nel 90 ha conquistato il titolo del Lumpini Stadium nelle 115 libbre contro Bonlai Sortanikul, la quale aveva perso nell'incontro precedente, però stavolta c'era anche il titolo del Lumpini in palio e Olay riesce a vincerlo. Ritenterà, lo difende con Karuato Sorsapuan, dal quale aveva subito una sconfitta qualche mese prima, e poi ritenterà il titolo nelle 126 libbre contro l'allora conosciuto come il re del Lumpini, ma perderà i punti per verdetto non unanime comunque. Olay è stato un fortissimo tecnico. Purtroppo ha combattuto per poco, ha fatto solo 100 match con 80 vittorie e visto la sua discreta bravura anche nella parte pugilistica, ha combattuto qualche match nel pugilato all'inglese, solo 4. È stato, diciamo, la sua carriera nel pugilato è stata brevissima, come alla fine lo è stata quella della Muay Thai. Però in questa breve carriera ci ha regalato ottimi match. E è stato un esempio per molti campioni, anche per molti campioni di oggi, come Senchai. Senchai si è ispirato molto allo stile di combattimento di Olay. Dopo il suo ritiro, ha aperto una sua attività di ristorazione e ogni tanto, si dice che insegni in qualche palestra. Ma c'è un altro fatto curioso che riguarda Olay Khiathmawei. Si dice che i fratelli, ora sorelle Wachowski, gli ideatori e produttori di Matrix, si siano ispirati a Olay per le schivate quando Neo schiva le pallottole. Non si sa se è vero o no. Si dice che loro abbiano fatto un viaggio in Thailandia, abbiano visto un suo match, come sapete, molte volte anche i turisti che non praticano la Muay Thai quando vanno in Thailandia, magari anche il tassista gli propone di andare a vedere un combattimento a Lumpini o a Rajadaman, insomma in questi stadi qui, che tutto può essere, ma si dice che siano rimasti impressionati e da lì sia venuta l'idea poi per Neo, per la famosa scena di Matrix 1 delle schivate. Non si sa se è vero o no, ma una cosa è sicura che Olay Khiathmawei non usava effetti speciali. Olay Khiathmawei è stato veramente un fenomeno. È un fenomeno che ha incantato tutti con le sue schivate, le sue ginocchiate saltate e tutte le altre tecniche che portava nei suoi combattimenti. Se il video vi è piaciuto, lo trovate interessante, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete e al prossimo video. Ciao a tutti, ciao!